forse l'emozione più grande della mia vita è stata una notte, che era un stofac, un ferro, ma prima del terremoto. Dio le dentro nella mia camera impalpabilmente e mi ha detto: a te, sulla te, a te fac sapere che non sono mia. Noi non avemo già ordinato che quella ribalda femmina sia mandata a Mantova per voler derogare ad alcun ordine e usanza di quella comunità. Anzi, lo avemo fatto che se la se fosse brusata lì, solo quelli de Ostia l'averiano vista. Ma se la se bruserà a Mantova, più gente la vedrea e sarà esempio a più persone. Però persuaderite quegli uomini ad contestare de questo, perché lo facemo a buon fine. E manderete essa femmina a Mantova perché volemo sia brusada suso la piazza di San Pietro, a grande onore, avendoselo molto ben meritato. Dicono che sono stata con il demonio, ma non era il demonio, era un celeste. Era bello, forte. Lo hanno ucciso quando ha cercato di difendermi. Cosa fai? Avvicinarti alle streghe, sono cattive. Non lo sai che sono loro il demonio. Ma non si può fare niente contro il demonio. Pregare tanto la Santa Vergine Maria, perché solo lei può vincere il demonio qualsiasi forma e qualsiasi aspetto esso prenda, anche se fosse un drago. E dicono che sono una strega e mi porteranno a bruciare in piazza. I simpiaghi del Signore, i quattro evangelista, i siegai in Galilea, i simpiaghi del Signore, i sette don del Spirito Santo,
Iot Sancti Cor, i se don del Spiritu Sant, i diese comandamenti, i nof porton de Roma, i diese comandamenti, i dodas santi apostoli, i vundas mila vergine. Oddio. Oddio, i celesti. Acqua santa che me bagna, Gesù Cristo che me compagna, Gesù Cristo vicino a me, brutta cosa tota da lì. Oh, finalmente sta passando un barcone. Speriamo di fare un bottino migliore di quello del mese scorso. I pancaioli sono superstiziosi e si spaventano facilmente, però sono troppo pochi per la nostra fame. Grande dragone si pose davanti alla donna che stava per dare alla luce onde divorare il figlio appena fosse nato. Allora avvenne una guerra nel cielo e il grande dragone fu precipitato. L'antico serpente si chiamava Diavolo e Satana. Il seduttore del mondo intero fu precipitato sulla terra e i suoi angeli furono precipitati con lui. Ed è nel suo nome, nel nome di colei che ha vinto la peste, che noi continueremo a pregare e a sconfiggere il male. Sei la nostra
qui la Madonna? Sì, vieni, andiamo a trovarla. Ma mi hai detto che mi raccontavi una favola. Tra poco, quando saremo lì. Benedica il mio bambino, padre. È stato malato e la Madonna l'ha guarito. Perché questa chiesa è così diversa dalle altre? Tanto tempo fa, questa grande chiesa non c'era, non era ancora stata costruita. C'era soltanto una colonna di mattoni su cui si trovava un'immagine della Madonna simile a quella che tu ora vedi sull'altare. E così tutti i pescatori che abitavano da queste parti pregavano la Madonna e tutte le cose andavano bene. Ma un brutto giorno, nel lago, venne ad abitare il diavolo. Il diavolo? Sì, il diavolo, che prese la forma di un coccodrillo. È una specie di drago che seminava la morte tra la popolazione e appestava l'aria con il suo fetore. Ma la Madonna, a cui i pescatori si rivolsero con tanta fede, mossa a pietà, combatté e vinse il drago. Infatti, una mattina, i pescatori trovarono sulle rive del lago il coccodrillo morto. La terribile pestilenza che il mostro aveva causato col suo fetore era finita. E così tutti i pescatori, per riconoscenza a Maria Santissima e con l'aiuto del loro principe, costruirono questa nuova grande casa per la Madonna che li aveva salvati e appesero il demonio lassù, dove si trova ancora oggi, affinché non possa più andare per il mondo a fare il male. E quelli chi sono? Anche quelli sono miracoli fatti dalla Madonna, gente condannata ingiustamente e che ricorse con la preghiera all'aiuto di Maria che li ha salvati. Sono tutte figure di cera rivestite con gli abiti dell'epoca. Ognuna ha una sua storia che adesso sarebbe troppo lungo a raccontare. Adesso basta. Lascia stare il padre. Avrà delle cose più importanti da fare che stare a ascoltarti e a rispondere alle tue domande. Tutti sono importanti allo stesso modo. E i bambini più di tutti. Ma ditemi, venite di lontano? Da Pieve Russa. E ritornate subito? Prima ci fermeremo da certi parenti a San Benedetto. Ah, ne avete di strada da fare, traversato che avrete il lago. Fermatevi, vi faccio preparare qualcosa. Per il bambino, soprattutto. Grazie, grazie di tutto. Ciao. Buongiorno. Ciao. Sei venuto a pregare la Madonna? Sì, e tu cosa fai? Vabbè, faccio la Madonna, è il mio mestiere. E voi perché fate questo disegno oggi? Non è domenica e non c'è neanche la sagra. Non la vedrà nessuno. Me l'ha commissionata un contadino. Aveva promesso che se la grandine risparmiava il suo raccolto, avrebbe fatto disegnare per terra la Madonna davanti al santuario. E non in un giorno di festa. Così sarebbe stata soltanto per lui. Tutto qui. E voi, sposa, perché siete venuta?
Per lui, per il mio bambino. Era tanto malato. E la Madonna l'ha fatto guarire. Beh, ora ce ne dobbiamo andare. La barca ci aspetta. Buongiorno. Buongiorno. Il m'ha visto correre all'improvviso. Mi incanta trifula quando la sentivo duro. Ma dove va il spumato? E va visto un arbol, ci ha fatto l'aspetta quel data. E se l'è stucato, avresti il coso. Manca, sa che sera arriva ad osso, quasi con la sveltizia del pensiero, arbol l'è ritornato. Val fiadom, a maxum pugià, la schiena la sentiva dal trun la scorsa, l'aria in me pe, l'ombra di fuori la fava tramlà. Anghera che da continua al me tram tram. Buonasera, sono il Madonnaro. Ah. Si è fatto tardi e volevo chiedervi se siete contento che mi fermi qui a dormire nella stalla o nel fienile o dove volete voi. Avete mangiato? No, ma ho quello che mi serve. Venite dentro. Grazie. Prego, accomodatevi. Buonasera. 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 Sedetevi, sarete stanchi. Chi è papà? Ah, bambini, state buoni. Babbo, che state lì da bere? Non volevo che vi disturbaste, è roba da mangiare e ce l'ho. Allora risparmiatela per domani. Stasera siete a tavola con noi, siamo poveri, ma roba da mangiare ce n'è. E anche da bere, è vero, babbo? Oh, no, la lavoranza, ne. Okay.
che ne fu su etiche. Ecco il diavolo, loro ve la do anche voi altri. Ora si sta anche lì, contentando voi poi, a fresco lei. Poi che mio nipote. Un momento, Rasdora, di la preghiera prima che tutta questa buona roba diventi fredda. Ai Maria dal nostro Signore, che l'è morto sotto la croce che era la Madonna l'è andata in cielo, a catà San Michele. San Michele crocifis, ai Maria in paradiso i tutti santi, ai Maria tutti quanti. Spero di non disturbarvi per la notte. Nessun disturbo. Poi dormirete nella stalla, se volete, oppure sul fienile, se siete molto stanco e avete molto sonno. Non capisco. Sì, perché stasera nella stalla c'è il pilos. E noi ci si ferma un po' di più. Mi piacciono le storie raccontate nelle stalle. Se non vi dispiace, verrei volentieri. Farete piacere anche a noi. Da molto tempo che fate il madonnaro. Da sempre, si può dire. Ho cominciato da piccolo, con mio padre. Lui mi diceva che anche suo padre, mio nonno, faceva questo mestiere. Ed era uno dei più bravi. Era come uno zingaro, ma faceva una bella vita. Aveva una barca trasformata in casa e con quella andava su e giù per il fiume a dipingere santi sui mulini del Po. Ma lui dipingeva con i pennelli e i suoi santi duravano molto tempo. Le mie madonne invece durano poco, finché piove, e anche meno. Andiamo. E i bambini? Si sono già avviati con la sorella. Allora, andiamo. Sposa, andiamo a Pilos. Voi che sapete tante cose, ci raccontate una storia? Io di storie ne avrei tante da raccontare. Però questa sera vorrei dare la precedenza ai bambini. Ma sapete la storia degli animali che parlano? No. Bene, allora ve la racconto. Dovete sapere che Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali. La sua festa è il 17 gennaio. E in quel giorno viene il prete a benedire le stalle. In questo giorno bisogna stare attenti a non fare certe cose. Per esempio, le donne non devono filare perché la lana è un dono degli animali e gli uomini non devono giocare a carte perché l'asso di spade raffigura il demonio, ma soprattutto in questa sera non si deve fare il filos
Nelle stalle. Nelle stalle. Perché gli animali parlano fra di loro per un particolare dono del loro santo. Ma non è permesso a nessuno di ascoltare quello che dicono. Bene. Tanto tempo fa, un giovane, incredulo e senza scrupoli, ha osato sfidare questa proibizione, rimanendo a vegliare tutta la notte nascosto nella paglia, accucciato, attento a non perdere una sola parola del discorso degli animali. Ed ecco che a mezzanotte, da ogni posta, si alza un brusio confuso, che non è il solito ruminare degli animali, dei bovini. All'orecchio del giovane, che era là ad ascoltare, arrivano presto dei suoni, delle voci, delle parole di un dialogo chiaro e tremendo. Cosa farei, madman? La cassa da mort. E per chi? Per quel che sta ascoltando. E sapete che cosa è successo? No. La mattina dopo, il giovane fu trovato morto, di spavento. Bambini, andiamo a dormire che è tardi. Buonanotte. 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 Diteci piuttosto, come avete trovato che vanno le cose qui intorno? Beh, proprio bene non direi. Potrebbe andare meglio. Le intenzioni ci sarebbero. Ma loro, i signori, sono sempre quelli che hanno il coltello dalla parte del manico. Fortuna che ce ne sono di quelli che, come Conte Greppi, si trovano in condizioni di vendere. Ma non tutti i paesi hanno una cooperativa come quella di Santa Vittoria. Raccontate. È una cosa di un paio di mesi fa. Il falegname Clodovilo Benassi, ai primi dell'agosto scorso, è andato a Reggio a fare rogito per conto della cooperativa. Nel nome di Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio, volontà della nazione dell'Italia, eccetera, eccetera, davanti a me, Pompeo Pizzarelli, notario in Reggio Emilia. Vediamo, allora. Il possedimento comprende un corpo principale della estensione di ettari 268-1506, suddiviso mediante ampi caradoni di svuoto nei fondi nelle quadre seguenti: Canalina, Prato della Vecchia, Quadra di Mezzo, col fabbricato denominato Bisa, la Corte Fangagli, il Caseificio, la Quadra Pradelle, col fabbricato denominato Bertuzza, le Quadre Tornaduzza e Prato, col fabbricato colonico detto Mantovana e altro urbano detto Marinona. Fanno parte inoltre dello stesso acquisto il corpo di terra detto Oleta, di ettari 47962, il corpo di terra denominato Cornelia, con sovrastante fabbricato colonico di ettari 3349, il corpo denominato Specchi e orto di ettari 70074, con sovrastanti il palazzo Gentilizio ex Greppi e la casa detta Ghidorzi. Il prezzo è convenuto e stipulato in 740.000 lire, delle quali 240.000 sono già state versate in acconto per la cooperativa dal suo cassiere Vittorio Boni, di professione materassai. Un avvenimento così merita proprio una bella bevuta. Eh sì, lo merita proprio. Andiamo all'osteria a raggiungere gli altri, però facciamo una cosa rapida, eh? Bene, bene. Salvezza. Ci siamo riusciti.
Siamo i primi ad avere la proprietà di una cooperativa. Adesso sì che è finita la paura dell'emigrazione. Questa è una cooperativa nostra, lo capite? Adesso, quelli della Lega dei Braccianti, sì, quelli lì che hanno preso in affitto le altre terre, quelle di Fabbrico, di Brugneto, di Campagnola, di Rio Saliceto, di Reggiolo e anche di Santa Vittoria, capiranno che è giusto quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Ed è giusto quello che dice Prampolini. È vero, Polini? Dai, tu che tieni sempre a memoria tutto quanto. Di quello che ha detto Prampolini. Non è naturale la miseria dei molti e l'abbondanza dei pochi, ma nasce da un fondo di egoismo e pregiudizi che si trova nel cuore e nella mente di tutti. Perciò noi non predichiamo l'odio di classe né sterili utopie, ma l'educazione e l'elevazione degli umili che solo possono essere alla base di ogni utile riforma. E ditemi cosa sono queste parole, se non una fede assoluta in noi lavoratori, nelle nostre capacità. E ci siamo riusciti. Beh, adesso facciamo un altro giro e poi ci mettiamo in strada. A Santa Vittoria ci aspettano. Andiamo. In sostanza, al mio paese le des paroli, Arza, Piarda, la cooperativa, Paierca Brusa, l'Ingoria, la man survulanta tra li braghi di una donna in casopa in la contrura, al Pol de Fura, Sansali, Vencot, all'usislator carslamenta, vers Milan o Turin, secondo al vento. Benassi? Cosa c'è? Senti un attimo. Guarda un po' qui. Perché qui non posso più andare avanti, è un padrone perfido. Dal San Martino al 28 febbraio, quattro famiglie sono state costrette a fuggire di notte perché non potevano più andare avanti. E io sono disperato. Caro cognato, pronta risposta, perché se i nostri compagni non decidono mica di potermi alloggiare, io sono costretto subito e partirò di qua e vado a Tripoli con tutta la famiglia. Chissà se mi vedrete più. Addio, addio. Sono nei dispiaceri molto. Tuo cognato Pacchiarini Giuseppe. A cosa può giungere la gente ridotta alla disperazione? Sì, ma adesso è finita la paura dell'emigrazione. Adesso abbiamo la nostra terra. Ed è una terra buona, eh? Mica come una volta. Perché? Non come una volta? Io l'ho letto sui libri. Vedi, una volta qui era tutta palude. E 300-400 anni fa i Bentivoglio hanno fatto dei lavori di bonifica. Sì, per coltivare meglio le terre. Ed è da allora che questa zona è chiamata La Valle. La Valle. Ma no, la chiamano così perché è pieno di risaie. Sì, e anche di zanzare. Va là, andiamo a bere qualcosa, va! Andiamo! Si è fatto tardi. Vi abbiamo fatto parlare fino adesso. Noi andiamo a dormire. Buonanotte. 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 Voi potete dormire sul fienile.
grazie di tutto. Ma non so se ci vedremo domani mattina. Devo fare molta strada e mi metterò in cammino che sarà ancora buio. Ma se ripasserò verrò a trovarvi. E a bere un bicchiere. Buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Una notte fredda avete dovuto passare, eh? Sì, è stato veramente freddo stanotte. Ci siamo scaldati con la lampada da rane. Lampada da rane? Io sapevo che le rane si prendono con un amo e un po' di ovatta per esca. Oh, in quel sistema se ne prendono poche. E poi si fa di giorno. Di notte invece con la lampada si abbagliano, poi si raccolgono e si mettono nel sacco. Ne avete prese parecchie? No. Stanotte siamo stati fuori per poca roba. Era nuvole, quando è nuvolo le rane non vengono fuori. Mi dispiace, dovevate farne tante di rane. Se riuscivamo a farne come le scorse due notti, avremmo guadagnato un po' di soldi. Vi rifarete stanotte? No, stamattina viene Aronaro da Parma a prenderle. E fino alla prossima settimana non se ne parla più. Allora, auguri per la prossima volta. Buongiorno. Buongiorno anche a voi. Buongiorno, vieni, andiamo. Com'è andata? Non troppo bene. Era nuvolo e così di rane non ce n'erano troppe in giro. Ci siamo solo stancati e abbiamo preso un mezzo accidente. Bisognerà pensare a qualcosa d'altro per rimediare ancora un po' di soldi. Dovremo vendere qualche mobile. Che ne dici, nonna? Non si può andare avanti così. Bisognerà fare qualcosa. A terra non ce la viene a lavorare nessuno perché non abbiamo i soldi per pagare i braccianti. La casa sta andando in malora. Sulle nostre terre vengono solo i pastori con le loro pecore, ma i soldi che ci danno non bastano per pagare la banca. E allora dobbiamo andare, Francesca ed io, a Rane, perché così riusciamo a pagare la rata degli interessi. Poi andremo a Lumache, e poi andremo a chiedere l'elemosina. Vedrete, tutti i nostri guai passeranno. È accaduto tutto questo per l'invidia della gente. Ma io ho scoperto chi ci ha fatto la fattura. E vedrete che non me la lascerò scappare. Gente, sono arrivato! Sono il re delle rane! Eccolo. Francesca, vai a prendere le altre rane, così le diamo tutte, eh? Non lo fate entrare. Posso sopportare quell'uomo. Il suo mestiere e il suo odore. Aggiungendo questi a quelli che già abbiamo, mancano ancora 20 lire. È la fine del mese, è vicina. Non preoccuparti, Francesca. Ho scoperto
l'origine di tutti i nostri mali. Finalmente. Vieni stasera in chiesa e vedrai. Stai attenta quando passa l'Antonia, perché noi dobbiamo entrare in chiesa dopo di lei. Sta arrivando. Ma che cosa vuoi fare, nonna? Sta a sentire. Buonasera, Antonia. Buonasera, signora. Buonasera, signorina. Nonna, insomma, vuoi dirmi che hai intenzione di fare? E va bene. Antonia era innamorata di tuo padre, che per un po' di tempo gli aveva fatto la corte. Poi conobbe tua madre e la sposò. Antonia ci rimase molto male e attribuì tutta la colpa a me. La colpa? Quale colpa? Del mancato matrimonio, naturalmente. Lei sosteneva che ero io che non volevo che sposasse tuo padre. Perché noi avevamo un po' di terra e lei era figlia di braccianti. Per cui lei pensava che io preferissi tua madre perché portava un po' di roba in dote. Allora lei ce l'ha con me. Nonna, ma queste sono cose da medioevo. Già, ma intanto tuo padre e tua madre sono morti e nessuno si è mai reso conto di come sia accaduto, di che cosa sono morti, insomma. Poi i nostri affari sono sempre andati peggio e come se questo non bastasse nessuno viene più a lavorare sulla nostra terra perché dicono che c'è sopra la maledizione. Ma adesso tutto questo finirà.